Il microfono per cassa è un elemento indispensabile per tutti quei batteristi che vogliono registrarsi, ma anche per tutti i batteristi che fanno concerti. La cassa infatti è l'elemento del set che fa più fatica ad uscire fuori quando suoniamo dal vivo, quindi un microfono dedicato è utilissimo sia nei piccoli che nei grandi palchi. Nel video di oggi andiamo a confrontare due microfoni di questa categoria. Da una parte abbiamo lo storico Sennheiser E602 secondo e dall'altra il giovane Behringer BA19A. Le differenze tra i due microfoni sono tante, quindi partiamo dall'aspetto e l'utilizzo. Il Sennheiser va montato su un'asta e solitamente va posizionato di fronte al foro della pelle risonante. Il Behringer invece è un microfono a saponetta, quindi non ha bisogno di aste e può essere semplicemente appoggiato dentro la cassa. Sulla praticità vince sicuramente il BA19 perché non ha bisogno di aste e oltretutto ha un filtro incorporato che permette di avere due timbri sonori diversi dallo stesso microfono. Tutto molto bello, ma il Behringer ha anche i suoi difetti. Infatti è un microfono a condensatore, quindi per funzionare ha bisogno della Phantom Power a 48 volt, altrimenti non si accende proprio. Mentre il Sennheiser è un microfono dinamico, quindi lo attacchi e funziona sempre. Sentiamoli con un bel paio di cuffie in un confronto dove ho suonato solo la cassa, prima premendo con il battente sulla pelle e poi rimbalzando dopo ogni colpo. Le differenze ci sono, si sentono e possiamo anche vederle su carta. Il Sennheiser infatti ha una risposta in frequenza dai 20 ai 16.000 Hz, mentre il Behringer dai 50 ai 18.000 Hz. Questo significa che l'E602 ha più basse e dà un suono più panciuto alla nostra cassa, mentre il BA19 ha più alte e fa emergere di più l'attacco dei nostri colpi. Prima di dirvi il prezzo, andiamo a sentirli insieme agli altri microfoni del set. Per questo confronto ho suonato sempre lo stesso groove, prima con il battente che si appoggia alla pelle della cassa e poi con il battente che rimbalza. Arriviamo al dunque, il Sennheiser E602 secondo ha un costo di circa 150 euro, mentre il Behringer BA19A di circa 75, cioè la metà. Ma quindi, qual è il migliore? La risposta è: dipende. Per tutti coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo della microfonazione, il Behringer è una manna dal cielo.
Semplice, economico, lo butti dentro la cassa e tira fuori subito un suono perfetto per il pop rock. Per coloro che invece cercano una cassa più panciuta e con più risonanza, il Sennheiser è più indicato, soprattutto in studio di registrazione dove è possibile lavorare il suono in post-produzione. Spero che questo confronto ti sia piaciuto e ti sia stato utile, ma adesso lascio la parola a te. Scrivimi nei commenti qual è il tuo microfono per cassa preferito. Cosa mi consiglieresti di provare? Miei cari sbattitori, io sono Martello e ci vediamo al prossimo video.